Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, dopo aver paragonato se stesso alla vite e noi ai tralci, spiega qual è il frutto che portano coloro che rimangono uniti a Lui. Questo frutto è l'amore. Riprende ancora il verbo chiave, rimanere. Ci invita a rimanere nel suo amore, perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena. Rimanere nell'amore di Gesù. Ci chiediamo, qual è questo amore in cui Gesù ci dice di rimanere per avere la sua gioia, qual è questo amore? È l'amore che ha origine nel Padre, perché Dio è amore. E questo amore del Dio, del Padre, come un fiume scorre nel Figlio Gesù e attraverso di Lui arriva a noi, sue creature. Egli dice infatti, come il Padre mi ha amato, anche io ho amato voi. L'amore che Gesù ci dona è lo stesso con il quale il Padre ama Lui. Amore puro, incondizionato, amore gratuito. Non si può comprare, è gratuito. Donandolo a noi, Gesù ci tratta di amici con questo amore, facendoci conoscere il Padre e ci coinvolge nella sua stessa missione per la vita del mondo. E poi possiamo farci la domanda, come si fa a rimanere in questo amore? Dice Gesù, se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. I suoi comandamenti Gesù li ha riassunti in uno solo. Questo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Amare come ama Gesù significa mettersi sempre al servizio dei fratelli, come ha fatto lui nel lavare i piedi ai discepoli. Significa anche uscire da sé, distaccarsi dalle proprie sicurezze umane, dalle comunità mondane, per aprirsi agli altri, specialmente di chi ha più bisogno. Significa mettersi a disposizione con ciò che siamo e ciò che abbiamo. Questo vuol dire amare non a parole, ma con i frutti. Amare come Cristo significa dire no ad altri amori che il mondo ci propone. Amore per il denaro. Chi ama il denaro non ama come ama Gesù. Amore per il successo, la vanità, per il potere. Queste strade ingannevoli di amore, fra virgolette, ci allontanano dall'amore del Signore e ci portano a diventare sempre più egoisti, narcisisti, prepotenti. E la prepotenza conduce a una degenerazione dell'amore, ad abusare degli altri, a far soffrire la persona amata. Penso all'amore malato che si trasforma in violenza e quante donne ne sono vittime oggigiorno delle violenze. Questo non è amore. Amare come ci ama il Signore vuol dire apprezzare la persona che ci sta accanto, rispettare la sua libertà, amarla così com'è, non come noi vogliamo che fosse, com'è, gratuitamente. In definitiva, Gesù ci chiede di rimanere nel suo amore, abitare nel suo amore, non nelle nostre idee.
non nel culto dei noi stessi. E chi abita nel culto di se stesso abita nello specchio, sempre guardarsi. Ci chiede di uscire dalla pretesa di controllare e gestire gli altri, non controllare, servirli, ma aprire il cuore agli altri. Questo è amore, e donarci agli altri. Cari fratelli e sorelle, dove conduce questo rimanere nell'amore del Signore? Dove ci conduce? Ce lo ha detto Gesù: perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. È la gioia che il Signore possiede, perché è in totale comunione col Padre, vuole che sia anche in noi, in quanto uniti a Lui. La gioia di saperci amati da Dio, nonostante le nostre infedeltà, ci fa affrontare con fede le prove della vita, ci fa attraversare le crisi per uscirne migliore. E nel vivere questa gioia che consiste il nostro essere veri testimoni, perché la gioia è il segno distintivo del vero cristiano. Il vero cristiano non è triste, sempre ha quella gioia dentro, anche nei momenti brutti. Ci aiuti la mia Vergine Maria a rimanere nell'amore di Gesù e a crescere nell'amore verso tutti, testimoniando la gioia del Signore risorto. Regina Celi Letare, alleluia. Quia quem eruissi portare, alleluia. Resurrexi sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude Letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in fili tui, Domini nostri, Gesù Cristo, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem, Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con particolare preoccupazione gli eventi che stanno accadendo a Gerusalemme. Prego affinché essa sia luogo di incontro e non di scontri violenti, luogo di preghiera e di pace. Invito tutti a cercare soluzioni condivise affinché l'identità multireligiosa e multiculturale della Città Santa sia rispettata e possa prevalere la fratellanza. La violenza genera solo violenza. Basta con gli scontri. E preghiamo anche per le vittime dell'attentato terroristico avvenuto ieri a Kabul, un'azione disumana che ha colpito tante ragazzine mentre uscivano da scuola. Preghiamo per una di loro e per le loro famiglie, e che Dio doni pace all'Afghanistan. Anche voglio esprimere la mia preoccupazione per le tensioni e gli scontri violenti in Colombia, che hanno provocato morti e feriti. Sono tanti colombiani qui, preghiamo per la vostra patria.
Oggi ad Agrigento è stato beatificato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia e della fede. Nel suo servizio alla collettività come giudice integrimo, che non si è lasciato mai corrompere, si è sforzato di giudicare non per condannare, ma per redimere. Il suo lavoro lo poneva sempre sotto la tutela di Dio. Per questo è diventato testimone del Vangelo fino alla morte eroica. Il suo esempio sia per tutti, specialmente per i magistrati, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà. Un applauso al nuovo beato. Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini. Grazie per la vostra presenza. In particolare saluto le persone affette da fibromialgia. Esprimo la mia vicinanza e auspico che cresca l'attenzione a questa patologia a volte trascurata. E non possono mancare le mamme. In questa domenica, in numerosi paesi, si celebra la festa della mamma. Salutiamo tutte le mamme del mondo, anche quelle che non ci sono più. Un applauso alle mamme. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.